Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura il maltempo, le temperature sono infatti in lenta diminuzione anche in provincia di Arezzo con l'arrivo delle piogge e nelle prossime ore potremo lasciarci alle spalle il caldo record. Dopo i temporali sparsi nella notte e nella mattina, la sala operativa della Protezione Civile Regionale ha prolungato il codice giallo sino alle 8 di domani, mercoledì 26 luglio. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, questa mattina ha diffuso anche una nota tramite social, avvertendo che nelle ultime ore sono stati 1.400 i fulmini registrati in Toscana. A preoccupare poi anche il vento, a Sestino, in provincia di Arezzo, registrate raffiche 105 km orari. Con la sala operativa seguiamo la perturbazione, pronti ad intervenire in caso di necessità, conclude il presidente Giani. E dal maltempo invece all'emergenza caldo e siccità, 5 vigili del fuoco aretini sono infatti partiti alla volta della Sicilia. Si tratta della colonna mobile che andrà a supporto di pompieri e volontari schierati sul fronte del fuoco in provincia di Palermo. Qui nelle ultime 24 ore sono divampati numerosi incendi. I vigili del fuoco oggi si sono imbarcati da Napoli e domani mattina saranno già in Sicilia. Poi, in base a come si evolverà la situazione nella notte, sarà decisa la loro dislocazione. Ed ancora cronaca, ma ci spostiamo in Val di Chiana, a Cortona. Questa mattina un incidente lungo la strada provinciale 28. È successo attorno alle 9 quando un 29enne è finito contro il guardrail ed ha riportato varie ferite. Soccorso dai sanitari dell'emergenza urgenza è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Le Scotte di Siena in codice giallo. E adesso cambiamo argomento per tornare a parlare della vertenza FIMER. Potremmo essere di fronte ad un'importante svolta. È infatti arrivato l'ok dal Tribunale di Milano al finanziamento del fondo Clementi. A renderlo noto è stato lo stesso CDA dell'azienda. Sono stati autorizzati 5 milioni entro il 6 agosto per la rivitalizzazione dell'azienda. Si tratta di risorse essenziali per la FIMER, produttrice di inverter, che attualmente ha circa 300 dipendenti in contratto di solidarietà. Torniamo ora a parlare degli odori molesti. Sono state numerose le segnalazioni negli ultimi mesi, segnalazioni che il Partito Democratico ha anche portato in consiglio comunale e adesso torna a chiederlo aperto ma chiaro. Finalmente c'è un'ammissione ragionevole di quello che noi sosteniamo da tempo. Diciamo da 9 mesi, ma anche più tempo, insomma, che abbiamo segnalazioni continue su queste emissioni odorigene. La prima interrogazione sui cattivi odori presenti in alcune parti della città a nome del Partito Democratico era stata presentata in Consiglio Comunale il 27 ottobre 2022, dunque esattamente 9 mesi fa. Adesso AISA Impianti, a seguito di numerose segnalazioni ricevute sui cattivi odori e tenendo conto anche del fattore climatico estremo, ha richiesto alle autorità competenti di ridurre il conferimento del rifiuto organico. È anche vero che è in controtendenza con un progetto industriale che invece prevede l'ampliamento da tempo, da anni, senza che, come dire, che ci sia una sana discussione, soprattutto evidentemente con qualche problematica professionale non indifferente. Quindi monitoriamo, vediamo, c'è una richiesta, vediamo se questo avverrà. Il Partito Democratico, assieme alle altre forze politiche di minoranza, torna così a chiedere un consiglio comunale aperto, da svolgersi però fuori dal Palazzo Comunale, al centro di aggregazione di Chiani, in orario serale, per favorire la massima partecipazione dei cittadini. Per diversi motivi. Il primo è per prendere contatto con la realtà e con il problema. Il secondo è anche per rassicurare, se ci sono gli estremi, ed è doveroso rassicurare la popolazione rispetto alla problematica, che chiaramente è una problematica che insiste sia da un punto di vista d'origine, ma rilascia, come dire, anche l'idea che uno studio olfattivo e uno studio sanitario debba essere fatto, uno studio certificato, anche questo lo chiedevamo da tempo, e quindi insomma che ci si presenti in loco oggettivamente a rassicurare la popolazione sia sulla tipologia del problema e soprattutto a dare tempi e soluzioni chiare per questo problema che non può più essere inevaso.
un nuovo parco pubblico nella zona di Via De Gelsi ad Arezzo. Ad annunciarlo è stato l'assessore Alessandro Casi dopo una serie di incontri con i residenti che avevano fatto richiesta di un'area verde opportunamente attrezzata. Dopo vari sopralluoghi, fa sapere l'assessore, è stata localizzata l'area più idonea per la realizzazione, scelta condivisa con gli abitanti. Si tratta di un terreno di proprietà del comune che si trasformerà in un'area arredata e attrezzata che contribuirà a rendere più gradevole l'abitato. Con gli uffici comunali, conclude, è stata già avviata la valutazione tecnica che ha definito le linee guida per la realizzazione del progetto. E delle importanti novità anche all'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo, nello specifico al punto farmaceutico dotato adesso di frigoriferi di ultima generazione. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Greta Settimelli. Frigoriferi di nuova generazione che contengono importanti farmaci e poi una totale riorganizzazione del punto farmaceutico ospedaliero che consente una miglior fruizione da parte proprio del cittadino qui all'ospedale San Donato di Arezzo. Sono degli ambienti luminosi che consentono quindi anche ai nostri operatori sanitari di lavorare in tranquillità e in benessere e ovviamente agli utenti di avere una sala d'aspetto, comunque un posto confortevole anche nel momento in cui sono in attesa della ricezione del farmaco. Alle sue spalle questi frigoriferi che lei ha definito di ultima generazione, che cosa significa? Quali sono i farmaci che consentono di essere conservati e perché sono così importanti? Negli ultimi anni e sempre di più, poi andando avanti, ci troveremo di fronte a dei farmaci che sono dei farmaci biologici, così definiti dalla loro derivazione e produzione, e devono essere conservati a temperature controllate fra i 2 e gli 8 gradi. Questo ovviamente ci dà all'interno dei frigoriferi, ci dà la percezione di avere comunque dei farmaci molto preziosi che devono essere controllati, che devono essere conservati in delle condizioni sempre comunque monitorate, e questi frigoriferi di ultima generazione, che sono dei frigoriferi medicali, hanno non soltanto più motori in caso di rottura accidentale, quindi di assicurare una continuità di attività e di raffreddamento, ma hanno al loro interno anche molte sonde dislocate per tutti i ripiani e per tutta la grandezza del frigorifero, che consentono quindi una distribuzione costante e uniforme della temperatura, umidità, e sono ovviamente monitorati da remoto continuamente, quindi ogni allarme che dovesse esserci e ogni sbalzo di temperatura è registrato in tempo reale. Questi sono i laboratori sterili all'interno dei quali vengono allestiti i farmaci antiblastici che poi sono diretti a tutti i DH oncologici sia della provincia di Arezzo che dell'ospedale di Nottola. E ci sono dei farmacisti dedicati che monitorano quello che viene prescritto e valutano anche l'appropriatezza del protocollo terapeutico. Senta, dottoressa, l'integrazione tra la farmacia appunto del San Donato e quella invece territoriale, come si concretizza e quanto e se è importante? È molto importante, soprattutto in questo momento dove anche secondo il nuovo DM77 c'è un forte potenziamento del territorio e una continuità ospedale-territorio davvero forte. Noi ad esempio abbiamo all'interno del punto farmaceutico di distribuzione uno sportello dedicato all'autorizzazione e al ritiro dei farmaci per i pazienti affetti da diabete mellito, e quindi possono ritirare tutti i dispositivi al loro bisogno. Ancora investimenti in sanità, l'ASL Toscana Sud-Est ha acquistato e consegnato alle Misericordie, alle Croci Rosse, le barelle bariatriche per il trasporto dei pazienti obesi. Barelle per i pazienti bariatrici che consentono appunto il loro trasporto in maniera più agevole sono state consegnate questa mattina a tutte le province dell'azienda sanitaria Sud-Est, quindi Arezzo, Siena e Grosseto. È un progetto che tocca tutta l'area vasta Sud-Est, che è interessata anche la regione, a quale aveva inviato in azienda una lettera di interessamento al progetto bariatrico per il trasporto dei pazienti obesi. Questo è un progetto che ci rimette in linea e ci allinea con l'emergenza nazionale,
non solo però che riguarda il territorio ma anche dentro l'ospedale. Se abbiamo i problemi di trasporto anche intraospedalieri, i nostri mezzi entrano dentro l'ospedale, le barelle entrano dentro l'ospedale e fanno il trasporto comunque. Il secondo vantaggio hanno queste barelle qua, non solamente per il trasporto dei bariatrici ma anche per la legge 81, perché fondamentalmente il responsabile ANPAS, Misericordia e CRI devono far rispettare anche la legge 81 per gli infortuni sulla schiena, visto che si guidano con appena minimo sforzo. La differenza è sostanziale, visto che è una barella completamente elettrificata, che ha un grande vantaggio, che non è un vantaggio oltre, cioè un vantaggio sicuramente per i soccorritori, perché ovviamente hanno minor problemi per quanto riguarda il carica-scarico, ma è un vantaggio per l'utenza. Perché in questa barella basta un solo operatore per poterla andare avanti, il che vuol dire che l'altra parte dell'equipe, sia noi con il 118, si può tranquillamente andare in assistenza senza che nessuno venga distorto. Quindi il grande valore che ha questa barella non è solamente sulla parte tecnica, è sul fatto che tu non distogli l'assistenza. Per il momento sono 7, per un importo complessivo di circa 140.000 euro. L'ottimale è che tutte le ambulanze ne fossero dotate. Cioè, quelle precedenti barelle era difficoltoso il sollevamento perché era un sollevamento manuale, questo è un sollevamento automatico e quindi anche un operatore di piccole dimensioni può sollevare in autonomia un paziente di notevole peso. Sono di grande importanza perché l'emergenza del paziente bariatrico, per quanto non frequentissima, è un'emergenza che ci mette sempre in grosse difficoltà. Quindi avere la possibilità di avere almeno una in ogni provincia, sono di più, ma insomma avere almeno una in ogni provincia per poter gestire questo tipo di situazioni molto particolari ci solleva, diciamo, da questa difficoltà e ci dà una prospettiva di ulteriore miglioramento del servizio. Parliamo adesso di alta velocità che passerà sotto Firenze. Questa mattina è partito il primo convoglio alla volta di appunto Firenze, carico di conci per foderare le gallerie. A produrli è un'azienda retina, la Pizzarotti, e grazie all'accordo con LFI tramite la controllata TFT con Merci Italia verranno trasportati per i prossimi 3 anni sui binari dell'Aretino. Quello di questa mattina è stato il primo di ben 309 viaggi che verranno portati a termine nell'arco di 3 anni. Sentiamo le parole del presidente di LFI, Bernardo Mennini. È un accordo importante quello siglato da LFI attraverso la propria controllata TFT, che permetterà di portare i conci ferroviari, cioè le coperture delle gallerie dell'alta velocità, da Lucignano attraverso la linea LFI sino a Firenze. Questa è la dimostrazione pratica che il mondo imprenditoriale, in questo caso l'azienda Pizzarotti, ha scelto LFI come partner di trasporto. Questo rappresenta un importante accordo commerciale che è stato appunto siglato con Merci Italia, che è il vettore, e al tempo stesso però rappresenta un'importante anche risposta, perché sottrae traffico pesante dalle strade. Consideriamo che questo programma sarà diffuso su 3 anni, toglierà un equivalente di 12.000 camion dalle strade che invece avrebbero dovuto portare questi conci ferroviari. È una risposta importante sul piano della strategicità di LFI, ma anche un contributo importante appunto di LFI alla viabilità nel suo complesso, perché la scelta del vettore ferroviario sottrae traffico alle strade. Prosegue il progetto di inclusione sociale portato avanti dalla Fondazione Monna Lisa Ollus, un progetto che vede protagonisti degli adulti con disabilità all'interno del Charity Shop. C'è chi fa un pacco regalo e chi mette a posto gli abiti dividendoli per taglie. Essere qui al Charity Shop di Monna Lisa Ollus per questi ragazzi con disabilità è un modo per capire se e come saranno pronti nel loro futuro ad un inserimento lavorativo. Loro sono sempre emozionati, soprattutto quando arrivano i clienti e fanno a 360 gradi ciò che fa una vera e propria commessa, quindi fanno le ricevute, alcune di loro sono impegnate nel ricostruire le ricevute, quindi firmare e riorganizzare il tutto, ma l'amore che mettono nel servire proprio i genitori di questi bambini che arrivano ad acquistare
Il progetto si chiama RIDA, Raccordo Interventi Disabilità Adulti, una rete che vede come capofila l'associazione Electra e come partner Fondazione Monna Lisa, ARCI Servizio Civile e il Velocipede. È un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che vuole appunto raccordare tutta una serie di interventi che ci sono nel territorio per i disabili che escono dal percorso scolastico, quindi raggiungono la maggiore età e entrano nell'età adulta, per diciamo anche di valutazione delle potenzialità, di potenziamento appunto delle potenzialità che hanno questi giovani e poi raccordarsi con tutti gli altri tipi di interventi del territorio per scegliere le strade migliori, i progetti individualizzati migliori per questi ragazzi. Sì, siamo appunto molto soddisfatti di poter lavorare anche maggiormente in rete attraverso un percorso quindi abilitante per i ragazzi con disabilità che appunto abbiamo ormai iniziato da circa 2 anni e quindi tramite la rete e la collaborazione appunto con associazioni del territorio, quindi in primis Electra, che è appunto capofila di questo bellissimo progetto dall'acronimo RIDA, riusciamo, ecco, tramite la presenza degli educatori ad accompagnare questi nostri ragazzi straordinari in una maggiore consapevolezza proprio dal punto di vista anche lavorativo, quindi professionalizzante. E quindi i ragazzi appunto riescono ad accogliere il cliente, a trovare la taglia giusta, a preparare un pacchetto, diciamo, ecco, quindi vediamo, ecco, che migliorano sicuramente le loro capacità anche di autonomia, anche professionalizzanti. Questo è lo spazio, dall'altra parte in realtà, dove voi poi, ecco, ospitate anche i ragazzi per il dopo scuola, c'è un'integrazione molto forte, questo è il quartiere di Saione dove ci sono tante etnie, da settembre si ricomincia, immagino. Assolutamente sì, è un progetto a 360 gradi dove l'idea proprio della Fondazione Monna Lisa è quello di aiutare la vulnerabilità, che sia una vulnerabilità appunto legata a una disabilità, in questo caso intellettiva moderata, piuttosto che una vulnerabilità legata appunto a provenienza da altri paesi e quindi multietnia e quindi aiuto al confronto appunto fra ragazzi di etnicamente appunto provenienti da paesi diversi. Quindi assolutamente sì, a settembre riavremo i nostri ragazzi, circa una trentina, che saranno accolti nella parte appunto inferiore della nostra location, sempre con un aiuto dopo scuola, aiuto a compiti. Archiviata nella migliore dei modi la seconda edizione di Arezzo Moonlight Festival, l'iniziativa culturale organizzata da Confesercenti. Arriva al termine l'edizione 2023 del Moonlight Festival, tra l'altro insomma anche graziato dal meteo, in una bellissima terrazza della Fraternità dei Laici, Maurizio De Giovanni, il più grande, insomma, uno dei più grandi giallisti d'Italia, che chiude questo 2023. Sì, è stato un festival bellissimo, questa seconda edizione è andata molto bene, chiudiamo stasera veramente col botto perché aver avuto come ultimo ospite Maurizio De Giovanni è stata un'emozione, un piacere enorme, però è stato veramente un festival che è andato bene dall'inizio alla fine, quindi siamo molto contenti. È stato anche un anno in cui abbiamo voluto ampliare su Piazza Grande l'offerta che abbiamo proposto, per cui oltre alla terrazza di Fraternita avete potuto vedere anche degli spettacoli molto belli di fuoco coi trampoli, molto scenografici. Abbiamo ospitato un mercatino con dei banchi molto particolari e dei prodotti particolari del territorio, quindi abbiamo voluto provare anche a fare qualcosa in più e di diverso rispetto all'anno scorso. Però è stato, ecco, veramente una grande soddisfazione perché la città ha risposto molto bene. Abbiamo avuto tutte le sere un pienone di persone, di partecipazione di pubblico, quindi sarà sicuramente, diciamo, una buona base anche quest'anno per pensare alla terza edizione del prossimo anno. Com'è stato, ecco, per un autore insomma affermato, per chi comunque gira tante città, conoscere Arezzo, la Toscana? È sempre bellissimo, io ad Arezzo sono già stato, tornarci, parliamo di una delle città d'arte più belle del mondo, quindi non devo certo dire io la bellezza di tornare ad Arezzo, l'incanto di poter interagire con un pubblico straordinario, avevamo la terrazza piena, devo ringraziare e devo soltanto essere commosso da tanto affetto.
queste sorelle, insomma Teresa e Sara, questo personaggio, Sara in particolar modo, così autentico, così vero, insomma, che arriva comunque dopo una serie. Sono personaggi che è bello raccontare ed è bello avere l'opportunità di conoscerli meglio. Quando uno scrive un romanzo singolo i personaggi li lascia subito, quando invece è fortunato e può avere una serie li incontra di nuovo e quindi può approfondire certi aspetti, può entrare in quel mondo meglio. Io ho questa fortuna 4 volte con 4 serie diverse e devo dire che nessuno è più fortunato di me. Collega Matteo Giusti, che era con me stasera a moderare, gli ha fatto forse la domanda più interessante: questi 4 personaggi potranno mai coesistere? Io ho risposto che abbiamo un solo universo e quindi questo universo interagisce. È possibile, sì. Si chiude con un successo anche la seconda edizione del Malpighi Festival. Quest'anno è stato un anno bellissimo, un anno importante, abbiamo fatto un salto importante anche per Arezzo che spacca, che di solito siamo molto con la cresta abbassata, quest'anno diciamo che siamo felici, è stato bello. Tra musica, incontri e fumetti si è chiusa nello scorso fine settimana l'edizione 2023 di Malpighi Festival, dove i giovani sono stati i protagonisti. Novità di quest'anno, la musica in 2 sessioni, al mattino la classica. È giusto esplorare in ogni direzione, quindi penso che portare la musica classica in un contesto così particolare sia una scelta vincente, insomma sono molto felice di essere qui. Poi lo show con artisti di fama come Dente, Clevel Gold ed End Logic. È arrivata sempre allo stesso punto, è sempre un punto di partenza per me. Io penso che un artista debba avere, cercare, studiare, ricercare, quindi cercare di evolversi continuamente. Quindi la mia musica è in continua evoluzione, spero che non ci sarà mai un punto di stallo. Il primo pezzo che abbiamo scritto, che ora dirlo così un po' mi sembra un po' la filastrocca dell'elementare, ma anche perché non lo so, è il primo pezzo scritto, quindi anche un pochino più, forse più, un po' più ingenuo. Cioè, diciamo, dice libera, mi sento libera, siamo fragili e vivi, mani che cambiano tutto, libera, adesso libera, tutto è bello e fa male. E diciamo è un pezzo che vuole essere un po' una catarsi, vuole essere, anche musicalmente segue un percorso dove si parte da un luogo oscuro e si va verso la luce, si va verso un'esplosione e quindi sia una specie di inno alla libertà. Poi le attività con i corsi di formazione di event management, videomaking, fotografia, fumetto e ancora teatro. E poi lo spettacolo finale di domenica 23 luglio. È un grande onore essere qui in questo festival, che tra l'altro sono le primissime edizioni, e stanno rivalutando un quartiere, e insomma è un grande onore, soprattutto con grandi artisti come quello di ieri sera, fa piacere condividere lo stesso palco. Un appuntamento insomma ormai consolidato, che mette sotto i riflettori le migliori risorse di un quartiere popolare della città. È soltanto un inizio, quindi ci vediamo il prossimo anno. Apriamo adesso la pagina dello sport. Questa mattina si è svolto a Palazzo De Priori un incontro tra amministrazione comunale e società sportiva Arezzo, nell'intento comune di procedere nel processo di riqualificazione funzionale dello stadio. Durante l'incontro sono state discusse alcune prime ipotesi di riqualificazione finalizzate alla realizzazione di un impianto moderno, funzionale e attrattivo. Quella di questa mattina è stata una riunione propedeutica ad ulteriori incontri di approfondimento che verranno portati anche sui tavoli sovracomunali per un confronto necessario per procedere nei vari step progettuali. E buone notizie arrivano anche dall'Arezzo Calcio Femminile, che ha annunciato che la calciatrice Costanza Razzolini ha rinnovato il proprio contratto sino al 30 giugno 2024. Per Costanza Razzolini, attaccante classe 1997, originaria di Firenze, quella che sta per iniziare sarà la 4ª stagione consecutiva con la maglia dell'Arezzo Calcio Femminile e la prima che inizierà con la fascia di capitano al braccio. E conferme arrivano anche per l'AMNBC Servizi Scuola Basket Arezzo,
Carlo Provenzal farà infatti parte del roster a disposizione di Coach Evangelisti anche per il campionato di Serie B interregionale 2023-2024. Cresciuto fin dai corsi minibasket ad Arezzo, Provenzal è l'unico giocatore ad aver giocato in Serie B con la maglia Amaranto, essendo stato protagonista della stagione disputata nei cadetti della SBA nel campionato 2009-2010. Provenzal continuerà ad indossare anche nel prossimo campionato la maglia numero 55. Ed adesso l'atletica. Anna Visibelli è infatti campionessa regionale assoluta di salto in lungo. L'atleta, cresciuta nell'Alga Atletica Arezzo, è scesa in pedana ai campionati toscani di Pistoia e ha registrato un'ottima prestazione di 6,15 metri, con cui è riuscita a centrare il successo finale e a confermarsi tra le migliori saltatrici del panorama nazionale. All'Arezzo Equestrian Center invece arriverà un vero e proprio esercito di quasi 1200 pony e oltre 1000 giovani per l'Eponia di Cap Italia 2023 in programma da domani al prossimo 29 luglio. Si tratta di un evento di interesse federale interamente dedicato al mondo dei pony e ai giovani ed è stato anticipato a luglio rispetto alla sua tradizionale data di fine agosto per la concomitanza con i campionati europei senior di salto ostacoli in programma appunto a Milano dal 30 agosto al 4 settembre. I bambini in sella e i propri pony si confronteranno qua ad Arezzo in ben 22 discipline diverse. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.